Ogni giorno sempre la stessa domanda mi faccio: cosa mangio oggi? Cosa mangio? Allora, è una domanda a cui dico: ma questo non mi va, ma questo così, ma questo colà. Allora vai un po' su internet. Sì, ma vai, andiamo un po' su internet per vedere se c'è qualche consiglio per l'acquisto. Poi vedi, che ne so, dei piatti di carne buonissimi, pesce, verdure, frutta, ma sotto c'è sempre l'asterisco. La carne fa male, il pesce fa male, la verdura fa male, perché la carne contiene una proteina che quando viene cotta a una certa temperatura diventa tossica e diventa tumorale. Il pesce è stessa cosa, perché appartiene alla famiglia delle carni. Allora la carne bianca che lo fa, però non ha altre sostanze che potrebbero danneggiarti. Allora facciamo una cosa: ci buttiamo sull'insalata, ci buttiamo sulla verdura, sul mondo vegetale. Beh, ci buttiamo sul mondo vegetale. E che cosa troviamo? Pesticidi, che ne so, l'insalata, c'è la lumaca che mangia l'insalata? Bene, allora mettiamo prima facciamola che la lumaca è un animale protetto, proteggiamo la lumaca, poi buttiamo i pesticidi per ammazzare la lumaca. Quindi se troviamo qualcuno che va a caccia di lumache per farsi un bel sughetto con le lumache, non so a chi può piacere, a me personalmente piace, allora dico: è un cacciatore di lumache. Se invece uno che pianta queste piantagioni butta dei veleni per ammazzare delle lumache, è tutto normale. Cioè, per mangiarle sane non si può, ma per ucciderle con i veleni si può benissimo. E allora, pesticidi, giochiamo col DNA, poi ce lo mangiamo, delle piante, della carne, steroidi, cose di questo genere, che ne so, il salmone è l'unica cosa buona, il salmone che viene allevato in vasche di allevamento intensivo, dove stanno tutti stretti, stanno tutti appiccicati, sti salmoni. Pensate che la carne di questo salmone è bianca. No, il salmone non è color salmone, è color bianco. Il salmone è color bianco. Allora che cosa facciamo? Lo coloriamo, c'è un colorante, salmo fan, una cosa del genere, e dicono che è tossico. Allora la comunità europea: questo colorante è tossico. E che cosa ha fatto? Anziché di abbassare la soglia di questo colorante, l'ha alzata. Così possiamo colorare meglio e l'abbiamo reso non tossico. Quindi qualsiasi cosa che mangiamo fa male. Il caffè, ci sono sperimentatori, perché ci sono i, che ne so, quelli che mangiano solo carne, che sono i carnivori, quelli che mangiano solo pesce, che sono i pescivori, quelli che mangiano solo le verdure sono i vegetariani, poi ci sono i vegani, e poi ci sono i respiriani che mangiano l'aria, poi ci sono... Che altro c'è? Non lo so, quelli che il caffè non se lo bevono con la bocca, bevono il caffè corretto, con il retto però, ok? Cioè, dico, ragazzi, poi sta diventando un disastro. E cioè, io dico, vabbè, io sono il complottista, no? Allora sì, perché ci vuoi... Però, porca miseria, diventa una cosa assurda. Volete capire che non è che fa male la carne, fa male il pesce? L'essere umano... Andiamo un qualche miliardata di anni indietro, ma l'essere umano è onnivoro. Cioè, noi possiamo mangiare carne, pesce, verdure, insetti, possiamo mangiare di tutto. Il nostro apparato digerente è stato costruito dagli alieni in modo tale che noi possiamo avere una tavola imbandita di tutti i tipi di cibo, tutti, perché noi possiamo digerire tutto. Noi abbiamo i canini come i carnivori, però abbiamo gli altri denti che macinano come gli erbivori, abbiamo un apparato digerente che i carnivori ce l'hanno corto, gli erbivori ce l'hanno lungo, noi ce l'abbiamo medio per fare tutte e due. Abbiamo il nostro apparato digerente è diviso in tre stadi: la digestione dei carboidrati, poi va giù, digeriamo altre cose, poi va giù ancora a stadi, e digeriamo tutto.
parliamoci chiaro, ragazzi, noi digeriamo tutto, digeriamo pure la nostra politica, ma che apparato digerente dobbiamo avere? Un apparato da paura per digerire questa politica, per digerire i veleni che mettono nella politica e nella roba da mangiare. Ci sono questi che mangiano solo la frutta, come si chiama? I fruttaroli, non lo so, mangiano solo la frutta, mangiano solo la verdura, perché quello fa male, perché quello è così. Ragazzi, il nostro fisico, in Cina si mangiano le cavallette, in Giappone, in Cina, non lo so, nell'Oriente, ma le cavallette, perché? Ma sono millenni che si mangiano questi le cavallette, cioè, è così, perché l'essere umano può mangiare tutto, tutto! È inutile che ci inventiamo veganesimo, che ne so, carnesimo, cioè, ma che... Ragazzi, secondo me, volete un consiglio? È la quantità di quello che mangiamo, ma soprattutto la qualità di quello che mangiamo. È inutile cercare sempre di... Poi se è una scelta, per esempio chi non mangia carne... fa una scelta perché magari non vorrebbe far soffrire gli animali dentro gli allevamenti intensivi e tutte queste cose, quella è una scelta morale, no, non è una scelta come vi devo dire, dal punto di vista fisico, che non possiamo mangiare perché ci viene il tumore se mangiamo la carne. Poi con questi sistemi loro ci dirigono i mercati. Dirigono i mercati così. Allora, tutti a mangiare la carne? Il branco del popolo si sbilancia, tutti a mangiare la carne? La carne fa male, vum, la mucca pazza, vum, e tutti vanno sul pesce, il pesce ale, oh. Poi a un certo punto tutti i pescivendoli che sono ricchi diventano ricchi, allora dice, qua ci sta sbilanciando il mercato, attenzione perché hanno sparato 6 bombe atomiche sotto acqua e il pesce è infetto. Ma non è che sia una fake news, qualsiasi cosa di male che dici su tutto, ci azzecchi sempre, a parlare di male, non sbagli quasi mai. Però io dico, con questa gente che si lascia plagiare, io ho pubblicato un video virale, quelli virali che andavano in giro su WhatsApp eccetera, dove se mangi questo fa bene, però se lo mangi troppo fa male. Ragazzi, ma a sto punto rilassiamoci un attimo, perché tanto tutto quello che abbiamo ha dei pro e dei contro. Voi lo sapete che Spectro cerca di stare sempre in mezzo. Prima stavo da una parte, poi sono andato fino a un'altra. Adesso sto cercando di fare un adjustment del mio canale, andare sempre in una direzione che è la via di mezzo, per poter vedere con un occhio il gatto e con l'altro occhio il pesce. Cioè, questo è il discorso, perché se il gatto va a finire sul pesce diventa un massacro. Allora, cercare di stare al centro per poter avere una visione globale di quello che succede. Certo, ragazzi, qualcuno mi ha detto, ma che cosa ci vuoi insegnare Spectro? Niente, io non voglio insegnare niente, stiamo qui per chiacchierare, però vi invito sempre a riflettere e a dire, ragazzi, ma guardate che qui c'è qualcosa che non va nelle notizie che ci danno. Con queste notizie, saranno anche vere, false, non lo so, forse, ma probabilmente sono vere. Se la carne fa male, il pesce fa male. Bisogna vedere la quantità, la qualità. Ci sono popoli sulle montagne che hanno le pecore e mangiano dalla mattina alla sera carne di pecora. Il più piccolo, il più giovane, ha 120 anni. Cioè, per cui dei paesi della Sardegna che stanno sperduti, dei paesi anche in altre parti del mondo che mangiano magari o solo carne o solo altre cose, cioè l'essere umano ha un sistema digerente perfetto, cioè perfetto con tutto quello che ci circonda, solo che se ci vai a mettere lo zucchero dentro il serbatoio, è chiaro che quando lo zucchero arriva nel cilindro esplode il carburante, lo zucchero si caramella vicino al pistone e l'apparato, la macchina si ingrippa. Ma non è colpa della benzina, ragazzi, è colpa dello zucchero che sta nella benzina. Pensate che lo zucchero, passando sempre, mixando i discorsi, lo zucchero
è venduto più della droga in tutto il mondo. Stavo guardando delle statistiche, è la droga più venduta, lo zucchero, e crea una sorta di dipendenza. Io mi ricordo quando mi mangiavo i barattoli di cioccolata, così da 750 grammi, tatatam, li facevo fuori dentro una serata. E un giorno mi ha bussato alla porta il postino, mi ha detto: te, questa è una lettera. Ma che roba è? È la lettera del tuo fegato, la lettera dell'avvocato che ti ha fatto spedire il tuo fegato. Mi aveva citato per danni. Allora io dico, no, cioè, esiste la possibilità di mangiare tutto, usiamola bene, cerchiamo di vedere anche le cose più genuine. Poi se proprio non ci stanno le cose genuine, mangiamo un po' di meno, almeno sulla quantità generale ingeriamo meno, tra virgolette, meno veleni, no? Questo è il discorso. Però anche una vita sana, cercare di fare un po' di sport per smaltire, capito? Aumentiamo il metabolismo, smaltiamo questi veleni e cerchiamo di vivere un po' meglio, perché se no apparentemente non succede niente. Se io mangio una bistecca avvelenata, lì per lì non succede niente, ma col passare del tempo ci sono delle cose che si accumulano dentro il corpo, capito? E non sarà di certo il caffè con il retto, corretto che ti salverà, con uno sciacquo interno. Cioè, quello è il discorso. Allora, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video, vi lascio un abbraccio, Spectrum Maledictus!